Nano TV, 4 giugno 2011, Fratta Maggiore, Villa Comunale, il manifesto della maggioranza, firmato da Partito Democratico, UDC, Italia dei Valori, API, della lista Alleanza Democratica, rappresentata da Franco Del Prete e Pasquale Del Prete. Allora, un'idea di sviluppo per la città, questo è il titolo del manifesto. Ve lo andiamo a leggere. Ancora una volta la destra, che la cittadinanza frattese ha sonoramente bocciato, non perde l'occasione di mostrare la propria cecità politica attraverso un manifesto apparso sulle mura della città, che scade solo in continue offese nei confronti del sindaco e dell'amministrazione comunale. Noi non stiamo qui a soffermarci sulla sgradevolezza degli aggettivi usati nei nostri confronti, ma ribadiamo con forza la nostra idea di governo. La dialettica costruttiva della maggioranza che governa la città si basa sulla consapevolezza che tutti i partiti della nostra coalizione non hanno le stesse idee, ma lo stesso obiettivo, il bene comune. Certo è che un'amministrazione che ha un orizzonte ed un'idea di città sa che è necessario coniugare l'innovazione con la conservazione dei luoghi, dei valori storici e delle tradizioni, sulla scia delle città evolute. Ed è in tale ottica che si inquadra quanto programmato in materia di opere, di attrezzature e attività a carattere sociale e collettivo. La corsa verso il futuro è partita e, nonostante i continui tagli ai bilanci comunali che sempre più ci vengono dal governo centrale, noi non ci fermeremo e lavoreremo ulteriormente per individuare forme e modi per continuare quell'attività pubblica che ha caratterizzato la consigliatura scorsa e sta caratterizzando questa amministrazione, che i nostri concittadini hanno ampiamente apprezzato. Rivediamo, il manifesto è stato firmato da Partito Democratico, UDC, IDV, API, Alleanza Democratica. E qui è arrivato anche l'attacchino, probabilmente per affiggere un altro manifesto. Da Fratta Maggiore è tutto, vi aspettiamo su napolinord.it e boxnews.it. Grazie.